Salve ragazzi, bentornati su TechGenius.it. Grazie alla gentile collaborazione del sito bytecno.it abbiamo qui con noi le cuffie Beats by Dr. Dre Wireless. Perché abbiamo deciso di realizzare queste cuffie? Abbiamo deciso di recensire queste cuffie perché anche noi siamo stati travolti, o meglio, colti alla sprovvista dalla notizia che Apple sarebbe interessata a questa azienda. Conoscerete sicuramente tutti queste cuffie, il logo Beats ormai è praticamente dappertutto, star del cinema, sportivi, calciatori, eccetera eccetera, indossano queste cuffie sia per moda che per l'effettiva qualità del prodotto in sé. Devo ammettere che sono rimasto colpito da questo paio di cuffie. Queste ovviamente sono il modello wireless. Notate appunto il cavo, il foro per inserire il cavo, quindi possono essere sia cuffie normali con cavo che cuffie wireless, quindi utilizzabili senza fili mediante collegamento Bluetooth, quindi sono compatibili con tutti gli smartphone, tablet e dispositivi Bluetooth, anche computer ovviamente. Sono abbastanza mastodontiche, si regolano in base alla tipologia di cranio e sono facilmente richiudibili per un più comodo trasporto. C'è anche la borsetta integrata nella confezione, inclusa nella confezione, quindi sono decisamente comode da portare in giro. Ovviamente non sono come le cuffie standard, però comunque hanno una comodità in più rispetto a quelle tante cuffie ad arco che rimangono fisse in questa posizione. Queste qui si chiudono e quindi sono più facilmente trasportabili. Ovviamente i materiali sono ottimi, ma ancora più ottima è la possibilità di controllare la cuffia mediante il padiglione destro. È presente il pulsante per l'accensione l'attivazione del Bluetooth per la ricerca. Basterà tenere premuto il pulsante per un po' più di tempo per appunto avviare la ricerca Bluetooth. Qui è presente pulsante per mandare avanti il brano, tornare indietro e diminuire il volume ed aumentare il volume. Qui c'è un LED per far capire quando è accesa, quando è spenta, e qui vi è sulla padiglione sinistro vi è un foro per la ricarica, non so se lo vedete, ma un foro USB classico per la ricarica. Ovviamente presenta una batteria interna, quindi se lo utilizzate in modalità wireless c'è la batteria di mezzo. Io lo sto provando da 5 giorni, circa 2 ore al giorno, e fino adesso non mi si è mai scaricata, quindi non posso neanche dirvi quanto dura, ma sicuramente è un'ottima durata. Mentre se lo utilizzate con le cuffie, con il filo, scusate, ovviamente non dovrete, diventeranno delle cuffie normali, quindi non ci sarà bisogno di stare attenti alla batteria. E vi faccio vedere un secondo il filo, eccolo qui il cavo, e lo colleghiamo così vi faccio un attimo ascoltare, se riesco vi avvicino il più possibile per farvi sentire l'audio. Avvio un brano qualsiasi. E questo è l'audio che si sente così alla lontana, perché ovviamente indossate è tutt'altra esperienza. La cosa che più mi ha sorpreso di queste cuffie, o meglio, la cosa che più mi ha colpito, diciamo, è l'isolamento dall'esterno, ovvero l'audio si sente benissimo, i bassi anche sono potenti e difficilmente gracchiano, quello poi dipenderà anche dal brano che state ascoltando, ma comunque la cosa che mi ha sorpreso è che isolano completamente dall'esterno. Ovviamente queste enormi imbottiture avvolgono l'orecchio e non vi fanno ascoltare ciò che succede all'esterno, quindi praticamente verrete isolati e non sentirete rumori di sottofondo che possono andare a disturbare il vostro ascolto musicale, insomma il brano che state ascoltando. Quindi questa è sicuramente una caratteristica che rende queste cuffie migliori delle normali cuffie cuffie come le AirPods di Apple, ad esempio, che sì, possono essere inserite all'interno dell'orecchio in modo più approfondito, ma l'isolamento di questi padiglioni è semplicemente unico. Costano un pochettino, sì, il prezzo varia dai 230 ai 300 euro. Ovviamente questo è il modello wireless, quindi il modello wireless va pagato di più perché appunto c'è la possibilità di utilizzare le cuffie senza fili, ed è una cosa fantastica a mio avviso, perché si possono mettere le cuffie e muovere la testa come vogliamo, tenere anche il telefono a lunga distanza, tanto non ci servirà
perché potremo comandare la riproduzione da qui, decidere di abbassare e alzare il volume da qui, quindi faremo tutto da qui senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. Questo è ottimo soprattutto se volete farci sport con queste cuffie, perché io penso che le si può tranquillamente indossare quando si fa magari del tapirulano o della cicletta, le si può indossare tranquillamente e ascoltarci della buona musica senza sentire rumori esterni, senza che nessuno ci disturbi. Insomma, questo è il mio punto di vista. Quindi è un prezzo ovviamente elevato, ma valgono quello che costano, questo è certo. E spero di avervi detto tutto, grazie per averci visualizzato e alla prossima.